veramente piacere di raccontarvi una storia che è la storia di una ragazza la quale ha diverse caratteristiche, tutte mi interessano, mi incuriosiscono, ma ce n'è una che mi incuriosisce su tutte ed è il suo rapporto con la madre, il suo amore per la madre, la sua capacità di farsi madre della madre. Vi presento Erika Borellini. Eccoci qua. Ben trovata. Grazie, ben arrivata. Allora, arriva da Carpi. Esatto, vengo per da Carpi. Per raccontarci questa storia. Di Modena. E questa storia in realtà, più che cominciare da Erika, inizia da quello che succede alla mamma di Erika. A mia madre, esattamente. Mia madre nel maggio 2013, un mese prima del mio esame di maturità, viene colpita da un'emorragia cerebrale. Posso darti del tuo, Erika? Sì, sì, certo. Ok. E tu avevi 18-19 anni. Sì, mi dovevo diplomare. È stato un colpo molto duro perché ritrovarsi di punto in bianco a vedere la propria madre sul letto di ospedale piena di tubi, di lucine, è veramente un colpo duro. Prendere il diploma di maturità non è stato facile perché a un mese dalla maturità io non avevo più la testa sullo studio. Quindi il passaggio è brusco. Brusco. Dalla sera alla mattina tu ti ritrovi catapultata in una realtà completamente diversa. Mamma allettata. Che non si sapeva neanche se sarebbe sopravvissuta la sera, quindi non sapevamo neanche gli esiti successivi di quello che aveva avuto. E quindi si è catapultata in un'altra realtà improvvisamente. Tu andavi bene a scuola? Io andavo abbastanza bene a scuola, ero una tra le più bravine in classe. Poi... E sapevi già, avevi già immaginato il tuo futuro, cosa volevi fare da grande? Io avevo già capito in quarta superiore che avrei voluto fare ingegneria. Eravate andate a vedere anche sì, con mamma alla scuola? Sì, insieme con la mamma, abbiamo fatto il test d'ingresso a ingegneria con mia madre, mi aveva accompagnato lei. E il primo anno mi sono iscritta a ingegneria meccatronica, però col fatto che... Mia madre era ricoverata all'ospedale, dovevo andare sempre avanti e indietro dall'ospedale, dall'università a casa. Non ho passato neanche un esame, se non in inglese. Allora, alla fine, l'anno successivo, ho deciso di iscrivermi a ingegneria elettronica, che era lo stesso corso con cui io mi ero diplomata, per avvicinarmi un po' di più a una materia che conoscevo, certo. Visto che già c'era la difficoltà di mia madre, non volevo aggiungerne delle altre. Scusa, fammi capire, la tua giornata tipo? La mia giornata tipo è svegliarsi alle 6:30 di mattina, far colazione, e alle 7 comincio a sistemare mia madre, fino alle 8, quindi igiene quotidiana, in cui ci sono anche i balli, le risate, io che canto con lei. E, poi di dopo mamma mi preparo. Mamma può camminare? No, mia madre è completamente paralizzata e non è in grado di parlare, comunica solo attraverso il battito di ciglia, per dire, quando vuol dire di sì, chiude gli occhi. Però è in grado di ridere, la risata è grossissima, riesce a ridere perfettamente, cognitivamente è presente al 100% e questo dà una grossa forza. Tu dici è presente al 100% e questa cosa tu l'hai capita abbastanza presto. L'abbiamo capita che era ancora in sala di rianimazione, quando da una piccola stretta di mano, perché allora ci riusciva, ci comunicava i disagi, mentre i medici l'hanno capito solo 2 o 3 anni fa. Non riuscivano a capire, nonostante noi dicessimo di cosa lei ci sente, lei capisce quello esatto, che succede. Esatto, tant'è che il primo anno in neuroriabilitazione gli infermieri se ne erano già accorti, perché lei rideva con loro. Quindi più certo. Chiaro di una risata istantanea certo. Quando c'è una scena comica, giustamente. E quindi, scusami, ti ho fermato alla mattina, tu ti alzi alle 6:30, ti occupi di tua esatto. Mamma, significa che ti occupi della sua pulizia esatto, quotidiana. Esatto. Quindi la metti in ordine? La metti in ordine, poi... Le fai fare colazione? La fa attraverso il sondino perché lei non è in grado di mangiare. Gli ho insegnato solo nell'ultimo anno a insegnare qualcosa a mangiare qualcosa per bocca, delle mousse che preparo io il sabato, però ci riesce a mangiarle solo all'ora di pranzo, perché la mattina è ancora un po' addormentata per riuscire a mangiare. E tu la prepari, poi vai all'università? Vado all'università, che è a 40 km da casa mia. Beh, certo, per fare una cosa facile, esatto, no? Esatto. Sì. E, sto in università, poi un quarto d'ora prima della fine delle lezioni, all'1:15, io parto, lascio le lezioni e torno a casa per dare da mangiare, visto che lei accetta... Perché con te mangia? Con me mangia, visto che io ho avuto la pazienza di stare lì a reinsegnarla a mangiare, perché lei non era in grado di deglutire assolutamente nulla. Tanto lavoro, lei si fida solo di me, quindi ci tengo a essere a casa per dare da mangiare. E poi, finito.
Finito di darle da mangiare, riprendo la macchina e torno in università, perché facendo io ingegneria c'è lezione anche il pomeriggio. E poi studi la Poi sera studio e quando poi riesco e la poi, metti a esatto, dormire. alle 11 vado a letto anch'io perché non ce la Sei faccio più, morta, sono svieni, morta. non vai a letto, No, svieni. esatto. Senti Erika, mi dici chi era tua mamma prima dell'aneurisma? Allora, mia madre prima dell'aneurisma era una persona che voleva essere assolutamente indipendente, molto Secondo te forte. che cosa manca più di tutto a tua mamma adesso? La sua indipendenza, penso, il non poter fare le cose da Da sola. sola, perché comunque anche se tu hai prurito al naso e non riesci a grattarti è un problema, se non puoi dirlo, perché qua oltre ad essere paralizzata Secondo manca la te quanto voce. è orgogliosa tua mamma di te? Abbastanza. È anche molto attaccata e il nostro rapporto si è intensificato ancora di più. Quanto ti ama tua mamma? Penso molto. Quanto ama tua mamma? Penso di aver capito, stando accanto a lei, cosa vuol dire davvero la parola amore. Cioè, hai scoperto che ami tua mamma. Nel vero senso, perché finché sei ragazzina è un concetto astratto della parola amore. Quando cominci a prenderti cura di una persona e lei vedi quanto ti vuole bene, quanto ci tiene a te, capisci che l'amore è un'altra cosa. E che è quella cosa lì, Esatto, prendersi cura esatto. Prendersi veramente. cura, pensare perennemente a quella persona. Io mentre venivo qua ho fatto la videochiamata all'ora di pranzo con mia madre per assicurarla che stavo Senti, bene. tua mamma c'è sempre. Io spero che ci stia guardando. Sì, l'ho fatto mettere sulla TV. Vedi, e la saluto, e, insomma, se è orgogliosa di Erika fa bene, è evidente che fa bene. E, mi fate vedere cos'è la laurea? La mia laurea. C'era Che a un certo punto c'era anche la tua mamma, ovviamente, la perché mia lei c'è mamma. sempre. Ce l'abbiamo le immagini, le vediamo? Sono le, quella è una fotografia ed è la Gazzetta di Di Modena. Modena, questa è la mia Eccole. laurea. La commissione ha preso atto del curriculum dei suoi studi dopo aver valutato la sua prova finale, ha approvato il suo esame di laurea con punteggio 84 su 110. Pertanto, per i poteri conferiti dalla legge al rettore di questa università e ai miei delegati, la dichiaro e proclamo dottore in ingegneria elettronica. E lì poi corri e vai dalla tua mamma, no? Sì, anche prima di entrare in aula ho preso la carrozzina mentre l'aula era ancora vuota. Sono corsa con la carrozzina per metterla in una posizione dove lei riuscisse a vedere bene la mia proclamazione, mettendola accanto a alcuni miei compagni di classe come bodyguard. Senti, che cos'è per te lo studio? Lo studio per me è un modo di staccare la spina, è un momento che mi prendo per me, solo per me, dove io mi concentro. Per me lo studio è tutto, cioè io. Mi piace studiare, mi rilassa al contrario di certe persone. E io studio perché voglio raggiungere un obiettivo, che è quello di poter aiutare con le mie competenze in ingegneria altre persone a migliorare il loro stile di vita, la loro qualità della loro vita. Io punto a quello. Io però so che tu hai avuto un problema perché questa era la triennale, no? Esatto. Poi c'è stata addirittura una petizione online, amici che ti Esatto. hanno aiutato, persone che ti conoscono e ti hanno Esatto. aiutato, perché per accedere alla La laurea magistrale. magistrale che tu volevi Esatto. prendere, c'era un problema di punteggio. Perché Esatto. tu alla fine hai fatto sì tutti gli esami, e certo però li hai fatti accontentandoti di qualunque voto per te. Sì. L'importante era prenderlo Sì, l'esame, anche giusto? perché io studiavo accanto ai letti d'ospedale, soprattutto nei primi 3 anni, quindi facevo quello che potevo rifiutare, mi sentivo io di non poter rifiutare perché non sapevo quando sarei Quando riuscita a. avresti avuto il tempo poi Esatto, per studiare ancora, certo. esattamente. E però c'era un problema di punteggio per accedere alla Esatto, magistrale. per un punto non mi volevano prendere la magistrale. 84 c'hai tu di 84, media, esatto, cioè e di punteggio. esatto, e il voto d'accesso alla magistrale era 85. E voi capite che insomma, ti fa un pochino rabbia. Il rettore, tu sei andato a parlare, ti ha detto io non lo posso fare, se lo faccio per No, te lo devo fare anche per altre esattamente, persone, non posso fare questa deroga. esattamente. È partita questa petizione, dacci una Esatto. buona notizia. Che adesso sono iscritta alla magistrale, sto studiando, in treno studiavo per gli esami che sto dando, quindi Meraviglia. finalmente faccio quello che Quindi è desideravo arrivata fare. questa deroga e quindi Esatto, è ti arrivata potrai la deroga. laureare come Esattamente. sognavi, come desideravi e come Esattamente. sarà. Senti, Spero proprio di sì, io ci sto mettendo tutto l'impegno che. ti voglio chiedere un'ultima cosa. Ed è, avevi 18-19 anni, se io penso ad una ragazza di 18 anni, penso
veramente ad una vita molto giovane, no? Che non è pronta ad un impatto così forte. E mi chiedo, guardandoti qua, sorridente, piena di voglia di fare, ma tu un gran pianto te lo sei fatto a un certo punto o no? O non c'hai avuto il tempo di piangere? L'ho fatto quando l'ho vista per la prima volta all'ospedale. Lì mi sono sfogata, sono scoppiata in lacrime. Del resto bisogna andare avanti, piangere è un po' inutile anche, ok, ti sfoghi ma è un po' inutile, bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti, soprattutto ridere perché, e sorridere perché è la cosa più importante. Perché se tu vuoi star bene devi cominciare a sorridere e la persona che accudisce se ti vede sorridere sta meglio anche lei e migliora. Vabbè, tanta saggezza in una vita così giovane, è addirittura spiazzante la tua saggezza, Erika. Senti, chi ti sta vicino? Perché mamma, mi pare di capire, c'è persino nel suo non esserci, perché sì, comunque lei ti trasferisce delle cose ed è un pezzo della tua forza. Lei è molto presente, cioè quella a cui confido tutto, con cui parlo. Che vuol dire confido tutto? Che mentre sono la mattina che casomai gli lavo i denti, gli racconto cosa è successo in giornata, casomai se sono arrabbiata con qualche persona. Addirittura più di prima? Molto più di prima. Prima ero un adolescente e come tutti gli adolescenti avevo un rapporto un po' conflittuale con mia madre, perché in fondo ero un adolescente anch'io che ero sempre fuori casa. E adesso io sono sua madre e lei è mia madre. Siamo la stessa cosa, siamo sullo stesso piano. Quindi come lei si appoggia a me, io mi appoggio a lei. Poi è diverso l'apporto che lei può portare, perché giustamente non si può muovere. Però da uno sguardo mi rimprovera come prima. Lo sguardo è lo stesso identico. Quindi se non è d'accordo su qualcosa... Perfettamente, mi sgrida. Riesce a fare dei vocalizzi, per cui mi sgrida se non è d'accordo. Tant'è che se studio troppo, come una volta, mi fai i richiami per dire basta studiare, devi venire da me. Come si chiama mamma? Lorenza. Lorenza, in bocca al lupo. E complimenti. Erika, grazie per essere stata con noi. In bocca al lupo davvero, grazie. Buona vita. Grazie. Noi ci vediamo tra poco, pochissimo.